Salve a tutti, oggi Ideorticando va ad affrontare un problema che notizia ormai più non è, in quanto l'acqua a Campo di Mare manca da un'esistenza, non è una cosa che è nata all'improvviso, per cui a un certo punto nasce il problema della mancanza d'acqua. È una questione che si dibatte da anni sulla criticità del periodo estivo, perché l'acqua è sempre stata insufficiente nelle abitazioni di Campo di Mare e anche quest'anno puntualmente si può parlare di una nuova emergenza idrica che può sfociare senza molta fantasia in una emergenza idrico-sanitaria, perché non c'è l'acqua, è da più di un mese che ormai, è da più di un mese che non viene rifornita, le case non vengono rifornite dell'acqua potabile, e questo avviene con un rimpallo di responsabilità da parte di Acea, da parte dell'amministrazione che parla sempre costantemente di guasti in una rete che è sì ridotta ai minimi termini ormai, che fa acqua da tutte le parti, come si suol dire, ma che non riesce a trovare una soluzione in base a come vorrebbe l'articolo 2 della Costituzione, a come vorrebbe quella sentenza della Corte di Cassazione che dice che l'acqua va assicurata. Allora, noi abbiamo avuto delle rimostranze e c'è della gente, ci sono dei cittadini che hanno proprio monitorato il flusso dell'acqua, perché non riuscivano e non riescono a farsi nemmeno una doccia, in quanto la pressione non è sufficiente, il serbatoio non viene riempito, la caldaia non scatta perché manca la pressione giusta, e quindi c'è della gente che si deve alzare alle 4 del mattino per lavorare e non riesce a lavarsi, e giustamente si lamenta. Allora noi diciamo all'amministrazione, a chi comunque è deputato a risolvere questi problemi o si interessa di questi problemi, all'assessore ai lavori pubblici, non penso che si possa andare avanti con queste rotture continue, con questi guasti continui, con il fulmine che rompe la pompa, bisognerà trovare una soluzione definitiva ad un problema che si porta avanti da 20 anni. Si è sentito per esempio che la società Ostilia era amorosa nei confronti dell'Acea, nei confronti delle ferrovie dello Stato, che per un certo periodo ha fornito l'acqua attraverso il suo acquedotto. Si è sentito che adesso, dopo l'interessamento che abbiamo avuto anche noi a livello di stampa con il nostro Ortica del venerdì circa questa situazione, l'acqua piano piano sta tornando a regimi diversi. Ma allora ci viene un dubbio: ma non sarà per caso che qualcuno tra i lavori fatti per illuminare le strade che toccavano allo Stilia e sono stati fatti dall'amministrazione comunale è chiamata in danno per asfaltare le strade che sono stati fatti dall'amministrazione comunale è chiamata in danno lo Stilia e aggiustare, mettere a norma un depuratore che non lo era è chiamata in danno lo Stilia, ma avremmo pagato pure l'acqua dello Stilia?